Oggi condivido con voi la ricetta della mia lasagna con zucca e salsiccia, un primo piatto autunnale facile e buonissimo. Iniziamo, prendiamo un bel pezzo di zucca, lo sbucciamo e in seguito andremo a tagliarlo a pezzettini piccoli piccoli. Più sono piccoli i pezzetti e più la zucca cuocerà in fretta. Una volta che abbiamo finito di tagliare la zucca, non dobbiamo fare altro che prendere le salsicce e togliere la parte esterna. Così. A questo punto facciamo rosolare le salsicce all'interno di una padella antiaderente senza aggiungere nessun tipo di grasso perché le salsicce sono già abbastanza grasse. Schiacciamo bene con una forchetta in modo da sbriciolare bene tutto quanto. Le facciamo rosolare a fiamma molto alta per più o meno 10 minuti, mescolando sempre. Ecco qua, la salsiccia ha cambiato colore e ha rilasciato il suo grasso. Mettiamola da parte e all'interno della stessa padella, dove abbiamo lasciato appunto un pochino di grasso della salsiccia, andremo a far rosolare una cipolla bella grande, tagliata a fettine sottili, e la nostra zucca. Aggiungiamo subito un pizzico di sale, in questo modo la zucca perde l'acqua, e anche un bel po' di pepe. Copriamo e facciamo andare a fiamma medio-bassa per più o meno un quarto d'ora. Ed ecco qua, una volta che la zucca inizia a spapolarsi, è pronta. Adesso dobbiamo prelevare un po' più della metà della zucca e la mettiamo in un contenitore perché la dobbiamo frullare. L'altra parte invece la uniamo alle salsicce. Frulliamo la zucca con 2 tazzine di caffè piene d'acqua. Adesso qua, la crema di zucca per la nostra lasagna è pronta. Ora non ci resta che preparare la besciamella. In questo caso la faccio velocissima al microonde. Metto a scaldare il latte con il burro. Una volta che il latte è caldo, ci aggiungo la farina e frullo velocemente con il frullatore ad immersione. In seguito rimetto il pentolino nel microonde e faccio cuocere per più o meno 1 minuto alla massima potenza. E questo è il risultato, la besciamella è pronta. Altrimenti la potete preparare in modo classico utilizzando il fornello. Fatto questo, non ci resta che preparare la lasagna. Prendiamo una teglia, la ungiamo con un po' d'olio d'oliva, mettiamo sul fondo qualche cucchiaio di besciamella e appoggiamo una sfoglia di pasta. Aggiungiamo un po' della vellutata di zucca, un pochino della salsiccia, un altro pochino di besciamella. Un po' di mozzarella e un po' di pecorino e continuiamo così finché non finiamo tutti quanti gli ingredienti. In questo caso io sto utilizzando una sfoglia fresca e come potete vedere non l'ho precotta perché ho lasciato la besciamella un po' più lenta del solito, in questo modo la pasta cuocerà senza problemi. Non serve cuocere la pasta, insomma, prima, vi assicuro, viene veramente buonissima. Una volta che avete finito di assemblare la lasagna, copritela con la carta stagnola e infornate a 200 gradi per più o meno un quarto d'ora. Dopodiché togliete la stagnola e fate cuocere per il tempo necessario finché la vostra lasagna non diventi doratina in superficie. Ci vorranno più o meno altri 15 minuti.
Se avete il forno ventilato, potete utilizzarlo a fine cottura perché in questo modo il sughino si restringe bene e si forma una bella crosticina sulla superficie della lasagna. Una volta che la lasagna è pronta, la lasciamo raffreddare per più o meno 10 minuti, in questo modo sarà più facile servirla. Ed ecco a voi il risultato. Questa lasagna è di una bontà che non vi dico, ragazzi, peccato che non potete assaggiare, è veramente molto 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 golosa. Ah, un'altra cosa, volendo potete anche prepararla in anticipo perché il giorno dopo è ancora più buona, quindi magari fate la pre-cottura in forno, tipo 15-20 minuti al massimo, dopodiché la lasciate raffreddare, la mettete in frigorifero e quando serve la scaldate. E questo è tutto, se la mia lasagna con zucca e salsicce vi è piaciuta lasciate tanti mi piace e condividete il video con i vostri amici. Un bacione e ci rivediamo prestissimo, sempre qui su Ricette di Gabri. Ciao ciao!